Oggi il Consiglio regionale ha approvato la legge sull'economia circolare. 6.000 emendamenti dell'opposizione di centrosinistra sono stati necessari per correggere almeno tre aspetti importanti di questa legge. Il primo, l'articolo 6, che era l'articolo che rivedeva l'AGER, l'autorità di gestione dei rifiuti. Promosso nel 2013, la prima assemblea si è costituita soltanto nel 2018, non si poteva arrivare a procrastinare questa cosa a tempo indefinito, come era nella versione iniziale di questa legge. Abbiamo previsto 150 giorni della pubblicazione e il meccanismo del commissario per farla entrare subito in funzione. Abbiamo tolto l'articolo 9, che era l'articolo più importante che riguardava le cave dismesse che potevano diventare discariche per i rifiuti non pericolosi, in combinato disposto con l'articolo 7. L'articolo 9 non c'è più, questa eventualità scompare, naturalmente poi vedremo nel prossimo piano regionale per la gestione dei rifiuti. E poi c'è un articolo, l'articolo 7, che riguarda invece le nuove volumetrie pubbliche, cioè non nate, o che nel frattempo sono diventate private, che possono essere distribuite nel territorio fermo restando il dimensionamento del piano generale dei rifiuti. Su questo articolo, che non siamo riusciti a sopprimere, abbiamo comunque chiesto che si tratti naturalmente soltanto di volumetrie pubbliche e che si adotti un provvedimento amministrativo che deve nuovamente tornare in Consiglio regionale, per cui nuovamente rispetto al nostro sindacato su questa norma. Importante sull'AGIR, una notizia importante che può riguardare principalmente Pescara, ma anche gli altri ambiti: la versione originaria di questa legge prevedeva di far salve tutte le gare che nel frattempo erano state svolte, il che significa che rispetto al 1 gennaio 2022, la data fissata per la nascita di Nuova Pescara, i tre comuni di Pescara, Montesilvano e Sportoro, due di loro, avrebbero potuto fare nuove gare e nuova contrattazione per 5 anni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Significa di fatto procrastinare la nascita della Nuova Pescara. È un fatto su cui abbiamo posto la nostra attenzione e i nostri 6.000 emendamenti sono stati fondamentali per evitare questa cosa. Ci potranno essere le gare, ma nel rispetto di quello che dice l'articolo 204 del Codice dell'Ambiente, cioè verranno meno nel momento in cui si costituisce l'AGIR.